Da qualche giorno su alcune vie principali del comune di San Giovanni Teatino è spuntata una nuova segnaletica che delimita gli stalli rosa, ovvero quei parcheggi riservati alle mamme in dolce attesa e ai genitori con bimbi al di sotto dei 2 anni. Una iniziativa proposta dal locale comando dei vigili urbani, subito sposata dal comune, come sottolinea il sindaco Giorgio Di Clemente. Un bel pensiero, una bella idea, perché è giusto chi ha più bisogno, chi trova disagio oggi nei parcheggi, che è molto difficile trovare, dare un beneficio, dare un segno per essere più tranquilli, più sicuri. Quindi ecco qui stalli rosa, così come quelli per disabili già esistenti, ed è un piccolo regalo che diamo a queste mamme, ai genitori, ai bambini che ben vengono nel nostro territorio. Quanti sono questi stalli rosa? Sono 16 distribuiti per tutto il territorio, senz'altro ne verranno istituite anche altre, senza togliere i parcheggi liberi per i normali passeggeri, ma è giusto dare questo segnale, come dicevo, perché vuol dire civiltà, vuol dire rispetto. E qui mi rivolgo ai cittadini tutti, in primis io, dobbiamo dare il buon esempio di lasciare i posti liberi per chi ne ha più bisogno. Siamo proprio nei pressi di uno di questi stalli, comandante Tomei, come devono essere utilizzati? Esattamente, il codice della strada prevede la possibilità per le donne in stato di gravidanza e per le neomamme che hanno dei bambini fino ai 2 anni di poter usufruire di questi stalli che sono a loro riservati. Per poterli utilizzare però hanno la necessità di esporre sul parabrezza del veicolo un'autorizzazione che provvediamo noi a rilasciare. Proprio nei giorni scorsi abbiamo rilasciato la prima autorizzazione di questo tipo a una neomamma, quindi è anche un invito alla cittadinanza a recarsi presso il nostro comando per chi ne ha diritto e a fare richiesta per l'utilizzo di questi stalli. Chi parcheggia in quest'area riservata non avendone diritto, comandante, cosa rischia? Il codice della strada prevede all'articolo 188 bis una sanzione amministrativa di 87 euro, per cui anche alla luce di questo invitiamo tutti al rispetto comunque nell'utilizzo degli stalli rosa, perché è anche un segno di civiltà nei confronti delle neomamme e delle donne in stato di gravidanza.